Chioggia TV. Tremoto, 1400 persone, 22 nazioni partecipanti, oltre 200.000 euro di ritorno economico. Questi dati del 27esimo raduno internazionale dedicato alle Goldwing. Un bilancio positivo per l'evento motociclistico che ha raccolto appassionati provenienti da tutta Europa in sella al Gran Turismo. Equipaggi giunti anche da Slovacchia, Marocco, Turchia e Bulgaria. Per conoscere meglio il mondo del Goldwing Club Italia, abbiamo incontrato Sandro, meglio conosciuto in città come Cire, che ci presenta questo club. Gli chiediamo come mai è stata scelta Chioggia come location per questo raduno internazionale. Goldwing Club Italia è un'associazione di cui sono iscritti tutti i possessori di moto Goldwing, di tutti i modelli, dal primo anno della nascita fino all'ultimo anno attuale. Conta 900 soci circa in tutte le regioni. Ma come funzionano questi raduni chiamati Treffen? Beh, durante questi raduni, il raduno appunto, come avete potuto vedere, si chiama il 27esimo Treffen internazionale. Treffen, la parola Treffen è una parola tedesca, il quale significato vuol dire incontro. Incontro, quindi, si fa presto a capire, incontro è sinonimo di aggregazione, è sinonimo di amicizia, sinonimo di cultura, di scambi culturali appunto, e anche enogastronomici. Quindi, questi raduni servono appunto per cercare di creare una famiglia unica che noi abbiamo già instaurato all'interno del nostro club e all'interno del Goldwing Club europeo. Ringrazio Chioggia TV, voglio ringraziare anche l'amministrazione comunale, voglio ringraziare il Goldwing Club per la scelta che ha fatto nella nostra città, ringraziare tutti i cittadini, tutta Chioggia che hanno accettato benevolmente tutti questi motociclisti che hanno, diciamo, animato questa città per 5-6 giorni. Il ritorno per Chioggia è stato sicuramente importante. Portare il nome della città ai 22 nazioni in maniera immediata e semplice è la dimostrazione di come si possa fare promozione attraverso lo sport. Gli eventi sportivi rappresentano sicuramente uno dei motori di rilancio dell'immagine turistica della città. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow.